Salve a tutti ragazzi e benvenuti nella terza parte di Crash to Insanity. La scorsa volta ci eravamo lasciati all'uscita di questa caverna. Ora va meglio! Stavo scoppiando là dentro! Tremate, pazzi, dinanzi al grande potere dei gemelli cattivi! Non siete adorabili voi due. Fatemi vedere, dovrei avere qualche cioccolatino per voi. Cioccolatino, sì! Abbiamo buone notizie e alcune brutte. Prima le brutte. Stiamo per distruggere le vostre preziose isole. Le buone. Non sarete qui a vederci farlo. Davvero affaticante. Vuoi giocare con la psicologia? Va bene, sbruffone. Giochiamo un po' con la psicologia. Questa è la parte in cui tu fuggi urlando. Avanti! Corri! Ci vediamo, cervellone! Oh, io stavo proprio per dirvi, adesso ci sarà un filmato, però sono andato troppo in avanti e l'ho attivato subito. Che idiota. Comunque, sono comparsi i veri nemici del gioco e al momento non sappiamo nulla di loro, tranne che sono dei pappagalli parlanti. E già qui uno si fa qualche domanda, e che vogliono ovviamente distruggere le isole per qualche strano motivo e sanno togliere i cervelli alle persone. Poi come fa Cortex a vivere senza cervello? Non lo so, però non voglio neanche saperlo. Comunque adesso non sto andando avanti, però vi sto facendo vedere la strada che conduce all'inizio del gioco. Nel caso uno volesse rifare i livelli o semplicemente si fosse scordato qualche gemma, può tornare qui tramite queste due piattaforme che prima non c'erano, o meglio erano sprofondate. Ok, adesso che già ho perso abbastanza tempo possiamo continuare. Però per fortuna ora non ho più limiti nei miei video, quindi posso farli quanto voglio lunghi. Che bella cosa. Che poi io ci ho messo non sapete quanto tempo per scoprire questa stradina, che è facile da trovare. Però io da piccolo ero veramente un idiota, non esploravo, non avevo quella curiosità che invece ho più adesso che allora. Vabbè, e quindi ogni volta che volevo rifare quel livello dovevo per forza ricominciare il gioco da capo. Cioè, figuratevi voi, che imbecille. Ed è per questo che ora ve lo faccio vedere. Ok, stavo aspettando perché il livello non si era ancora caricato. Infatti non c'erano ancora i frutti Wumpa. Tra l'altro, a proposito di della durata dei video, un mio amico Adelchi mi ha chiesto sulla pagina Facebook di fare video lunghi mezz'ora. Adesso non so se stesse scherzando, però io anche volendo non potrei farli, perché se mi lagga dopo 15 o 20 minuti non oso immaginare cosa potrebbe accadere dopo 30. E poi comunque 30 minuti sono un po' troppo lunghi. E poi volevo dedicare il gioco al mio amico Carmine, che voi tutti conoscete, credo, se avete visto tutti i singoli video su questo canale, quindi probabilmente non lo conoscete. Comunque voleva che gli dedicassi il gioco, cosa che io non farò perché il gioco non l'ho fatto per te. Ma chi ti credi di essere? Sei più stupido di questo pollo che non va a finire sulle nitro. Scherzo, TVP. Ok, però adesso seriamente. Oh, grazie. Qui siamo di nuovo sull'isola della follia, quindi vedete, diciamo che il primo e l'ultimo mondo hanno il livello, diciamo, casa, come quelli di Spiro, dai, chiamiamoli così, che non è limitato ad un unico punto. Infatti qui si sviluppa lungo diversi punti dell'isola. Questo punto infatti non potevamo raggiungerlo prima. Invece nel secondo e nel terzo sarà praticamente tutto esplorabile fin dall'inizio. Ok, adesso dobbiamo seguire quel cervellone di Cortex. Ok, l'ultima gemma ancora non la posso prendere, perché c'è addirittura un'altra area da esplorare. Non è finita qui. Comunque adesso siamo alla terza parte. Io direi che nella quarta quasi sicuramente finiremo tutti i livelli dell'isola della follia. Non cadiamo qua. Quindi diciamo 4 parti per mondo e dovrei finirlo il gioco. Non è sicuro, perché non è che tutti i livelli hanno uguale lunghezza. Però più o meno. Stavo per cadere, ho tirato una capocciata sul soffitto.
Comunque adesso c'è un altro livello molto particolare che io mi ricordo benissimo, ma soprattutto c'è un dialogo che mi ha sempre fatto ridere. Tu devi aiutarmi, Crash, li hai sentiti, vogliono distruggere la nostra amata isola, umiliarci e schiavizzarci e rubarmi il cervello! Come invidio la vita semplice degli indigeni. Che vivono in armonia con madre natura. Il nobile cinghiale, l'umile bombo. Il nobile cinghiale e l'umile bombo li terrò sempre nel cuore. Comunque adesso siamo nel villaggio indiano e adesso c'è quest'altra meccanica di gameplay, ovvero dobbiamo salvare Cortex dai vari ostacoli che incontrerà perché è accecato da qualcosa. In questo caso ha troppa paura delle api. Poverino, lo capisco, mi è capitato anche a me di essere punto da un sacco di api quando ero piccolo e non voglio ricordarlo. Questi livelli saranno in 2D, diciamo. Vabbè che oltre a questo ce ne sarà soltanto un altro. Inutile che vi dico spoiler perché lo conoscete meglio di me il gioco, già lo so. E saranno tutti e due strutturati in questo modo, ovvero due stradine in 2D. Ok, adesso gli cadrà l'alveare in testa, poverino. E poi c'è stato un altro piccolo bug sonoro nel filmato. Infatti, avete visto, mentre Papu Papu muoveva la panza a ritmo di musiche tribali, non si sentivano, cioè i primi due versi non si sentivano i soliti tamburi di Aku Aku quando appare, ovvero si sentiva solo Bubka senza il tutuntum. E non è un vero Bubka quello. Tra l'altro questo nitro potremmo anche non farlo esplodere, ma io lo faccio dopo perché mi piace pulire tutta la zona. Questo livello ovviamente non contiene soltanto questa parte, però è abbastanza lungo, devo dire. Contiene sostanzialmente tre diverse parti. Questa qui, poi un'altra in cui dobbiamo farci strada tra gli indigeni senza farci vedere. E poi dobbiamo liberare Cortex. Vabbè, lo vedremo, credo, nel prossimo video. Qui penso che farò soltanto le prime due parti. Ok, si è unito pure l'orso Baloo perché eravamo a corto di scemi. Ok. Madonna mia, vabbè che tanto quell'orso non fa nulla. Ma alla fine è soltanto, sia l'alveare che l'orso sono soltanto un espediente comico perché non rendono nulla più difficile. Anzi, tra l'altro l'orso, dopo che avremo superato quest'albero, tornerà indietro. Anzi, nel frattempo distruggo le nitro qua. Ecco, infatti, che poi dovrebbe tipo spiaccicarsi contro l'ostacolo lì, però ci passa attraverso l'orso fantasma. Ok, siamo arrivati alla fine. Io di solito mi ammazzo per superare questa parte. Cioè non serve, tanto Cortex arriva comunque alla fine. Però ci provo. Vai! No. Babo Kenji. Sì, stavo tipo per morire. Però vabbè, dopo tutto sono un cretino. Ok, adesso arriva la parte di cui vi parlavo. Vedete, qui ci sono ancora le casse vita con la vecchia immagine di Crash. La tripla maschera che non serve letteralmente a nulla. Ok, adesso c'è una canzone che mi ha sempre fatto ridere. E questo è in realtà il primo vero punto del gioco che mi ha creato un sacco di difficoltà. Uno di quei punti in cui ero solito fare game over. Dai, attenzione, adesso c'è l'imbecille con gli occhiali. Poi potrebbe vedermi benissimo anche senza occhiali, non è che stiamo a un chilometro di distanza. Per potervi proteggere bisogna nascondersi dietro le canne, o meglio abbassarsi. Se non lo fate verrete automaticamente ammazzati da un sacco di lance che provengono da nulla, però sono solo dettagli. Ok, madonna mia, ste barche. Cadevo sempre nell'acqua da piccolo, che poi non serve a niente ammazzare questi idioti, però mi stanno antipatici. Attenzione, io mi nascondo qua, sicurezza, che se quello mi vede sono uccelli senza zucchero. Perché non parte? Ah, eccolo, il maledetto. Ok, qua subito, andiamo qua dietro. Ah, oh, giustamente ci mette tanto a prendere gli occhiali perché dobbiamo avere il tempo di superare il tronco. Dai, 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 dai.
Ok. Ecco, qui non riuscivo mai a fare sta cosa, ovvero a nascondermi nella barca. Non ho fatto attenzione. Scusatemi. Prima fatemi aspettare che cacci gli occhiali, vai, quattro occhi. Poi in realtà lo sarei anche io, anche se da 3 anni sono passato alle lentine. Vabbè, scusatemi, ma ho bisogno di perdere un po' di vita, altrimenti non sono io. Dai, non voglio fare come quando ero piccolo qua, ci mettevo 37 anni. E i versi di questi fanno paura. Sì, il problema è che quando togli gli occhiali, la barca si sta già allontanando, è scomoda come cosa. Ok, ora dovrei trovarmi bene. Ok, non riuscivo mai a calcolare bene il tempo e ad uscire mentre lui toglieva gli occhiali da piccolo. Vabbè, abbiamo capito che da piccolo ero un cretino, adesso basta parlare di queste cose. Boom, boom, e basta, addio questi imbecilli. Anzi no, ce n'è un altro qua, però è molto facile da superare. Qui ci sono i cinghiali che dovrebbero... Mannaggia! No, non ci posso credere, sono morto perché si era buggato. Vabbè, però sto facendo un po' troppo schifo, non mi piace. Non devo perdere tutte queste vite, altrimenti non ci arrivo a 99. Ok, qua ammazziamoli subito. Ok, 50% era colpa mia, 50% il gioco che è fatto con i piedi. Ormai possiamo veramente dirlo. Questi cinghiali dovrebbero richiamare il fagocero di Crash 1. Ok, qui cosa c'è da fare? Oh, attenzione a questi qui con la lancia, perché la lancia, diversamente da altre armi, è decisamente solida, quindi dà fastidio se attaccate con la scivolata. E anche se rimane per terra vi impedisce di muovervi. Quindi fate una scivolata e tutto dovrebbe andare bene. Queste TNT qua che non servono a nulla, cioè nel caso uno volesse ammazzarli con le TNT, però dai, chi se ne frega. Ok, qui non voglio perdere una vita per prenderne due come ho... No, non l'ho mai fatto finora, però c'è sempre una prima volta. Ora, ogni volta che usavo queste 3 palle, una si perdeva misteriosamente. In realtà dopo aver superato una certa distanza dovrebbero sparire. Ah, forse ecco spiegato il motivo. Non supera la distanza e rimane in acqua. Dai. No, che schifo. Vuoi dire che adesso me ne è rimasta una e poi mi devo ammazzare? Non ci posso credere, sarebbe la prima volta. Non mi è mai capitata sta cosa. No. Oh, meno male è comparsa qua. No, perché veramente qui era una cosa da ridere. Oh, vieni, 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 vieni qua. Ok, cioè veramente mi devo ammazzare. Non ci posso credere, ma sono un cretino. Non so neanche mirare le cavolo di nitro. Adesso stanno di nuovo tutti sti scemi. Meno male che io volevo perdere il minor numero di vite possibili. In questo video ho fatto il possibile per perderle, anche quando non mi ammazzano i nemici. Ovviamente adesso il primo tentativo, che in realtà non è il primo. Vabbè, però che cavolo, vedete cosa porta non avere pazienza? Devo smetterla, questo gioco ormai per me è facilissimo, però perché devo fare queste brutte figure? Non lo so. Sì, vabbè, adesso fra 30 anni. Vedete, se avessi avuto il limite di 15 minuti avrei tagliato tutte queste parti. Invece adesso ve le faccio vedere perché a voi piacciono. Ok, anche perché non c'ho abbastanza tempo di arrivare. Forse sì. Vabbè, poi vediamo. Oh, grazie, adesso uno alla volta, se no sono un cretino. Facciamo così. Ok, qua posso saltare. Madonna mia, contate i minuti che ci ho messo per prendere sta gemma. Adesso muoio un'altra volta, magari. Ok. Beh, quei cretini, chi se ne frega, lasciamoli vivi. Tanto le casse non servono per prendere le gemme. Anzi, mi sa che ce la faccio a fare l'ultima parte e anche l'inseguimento. Dipende, se mi muovo. Non so se ci riesco in 5 minuti. Anche perché, ok, il bug di Crash che rimane coi piedi piantati per terra, sempre un classico. Dicevo, anche perché devo prendere 2 gemme che non sono proprio veloci da raccogliere. Prima di tutto vorrei fare un po' di piazza pulita qua, perché sti cretini danno troppo fastidio. Ok, attenzione, attenzione, tutto a posto. Ok, ciao, arrivederci.
Direi che posso prenderle già adesso le gemme. Anzi no, devo fargli fare un giro troppo lungo a quel cretino. Ah, ma giusto, a me non serve lui, quanto sono idiota. Mi scordo pure le cose mentre gioco. Ma dai, mi sto deludendo in questa parte. Ok, ci voleva pure sta cosa. Tra l'altro lì c'è Papu Papu, una cosa molto bella. È praticamente lo stesso luogo del primo gioco, del boss del primo gioco. Non lo dico tanto per, poi ve lo faccio dire che è uguale. Bastavo per cadere. Vedete, questi tronchi qui dovrebbero simboleggiare il livello The Great Gate o Native Fortress. Vabbè, sono due livelli uguali. Qua adesso rischio di morirci un'altra volta. Ok, con calma. Vedete, adesso devo aspettare sti cavolo di tetti. Questi qui si aprono da sinistra a destra. Poi quando arrivano a destra, da destra a sinistra e viceversa. Ecco, ovviamente sono tornato quando i tetti si stanno muovendo verso destra. La gemma sta a sinistra, che palle. Ok, adesso dovrebbero aver finito. Io parto direttamente da qua perché sono trasgressivo. Oppure perché ho paura di morire, molto semplicemente. Cioè, pure Crash ci sta scocciando, figuratevi. Fa attenzione alle punte perché vi ammazzano, ovviamente. Ok, sono riuscito anche a non morire, incredibile. E prima di portare questo cretino da Cortex per salvarlo, voglio ammazzare anche gli altri indigeni, se no poi veramente mi rompono le palle. Ok, adesso sto iniziando a nervosirmi per tutte quelle morte che ho fatto, quindi ve la farò pagare. Vedete sta lancia? Mi ha bloccato, maledizione. C'è una maschera di Aquaco, mi serve, altrimenti qua ci muoio. Ok, adesso il livello molto semplice da spiegare. Bisogna portare il verme da Cortex. Lui ovviamente non fa il giro lungo, il giro corto. Si fa tutta quest'area in pratica. Ok, magari senza farmi uccidere dal verme, perché può farlo se sto troppo tempo vicino a lui senza fare nulla. Ok, dai che dovrei farcela con i minuti anche a fare l'inseguimento e a raggiungere la prossima cassa mondo. Io mi sto dimenticando che non è che adesso devo... ho il limite dei 20 minuti, non ho alcun limite, quindi se faccio video lunghi 21 non c'è alcun problema. Davvero una cosa che mi sto dimenticando. Perché altro non voglio fare video troppo lunghi. Questo che scava pure in acqua. Ma... quante vite c'ho? 41, dai, voglio arrivare alle 99 entro fine gioco. Ok, adesso abbiamo finito. O quasi. Se adesso non mi faccio ammazzare da... ok, manca solo che lo buggo, perché è facilissimo buggare le cose in questo gioco, l'abbiamo visto. Volevo giusto farvi vedere. Ah, qui abbiamo tutto tranne una che prenderemo dopo. Volevo giusto farvi vedere Papu Papu. Praticamente scena identica al primo boss. È qui che l'abbiamo sfidato e battuto. No, perché non l'ho fatto andare in un altro buco? Adesso devo tornare indietro. Sì, che poi in quel boss ho avuto il coraggio, se non mi ricordo male, di perdere una maschera di Aquaco. Cioè, ma non mi vergogno proprio. Andiamo un attimo. Oh, niente. Comunque questo inseguimento è molto corto, molto facile. Queste si bloccano pure, cioè, bah. Bug di sto gioco, poi lo vedremo. Ecco, guardate, quello continua a correre. Ma perché ste cose brutte? Ok, ma poi ce l'abbiamo due cristalli, sì, ok. No, perché prima non mi era apparsa l'icona del cristallo. Un altro bug, evidentemente. Madonna mia, ma che cavolo di gioco sono andato a prendere? Ok, che sta... no, no, se mi lagga adesso rischio di cadere giù. E dai, che palle. Ok, ho risolto in un punto davvero molto scomodo, grazie lag. Ecco Adelchi, vedi perché non posso fare video lunghi 30 minuti? Poi che cavolo succede? Mi esplode il computer in faccia come minimo. Cioè, guardateli! Come sono... quelli saltano addirittura. Ok, quindi scappiamo dagli indigeni senza un filmato, senza nulla. Solo adesso mi rendo conto delle cose incomplete che ha sto gioco. È impressionante. Ok, stiamo per tornare sull'isola Boompa. E comunque ho sbagliato previsione. Nel prossimo video già inizieremo
secondo mondo, dato che c'è soltanto un boss da affrontare e non è neanche troppo lungo, un boss che sta tanto a cuore al mio amico Carmine, ma questo lo scopriremo nel prossimo video. Mannaggia, qui che c'è? Faccio una scorta di vite perché ne ho perse troppe. Ok, siamo arrivati alla Casso Mondo, entro 20 minuti tutto a posto. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, da Gianchi98 è tutto, ciao ciao.